Continuiamo allora l'analisi dei prototipi. Quindi il prototipo è lo strumento principale per controllare, convalidare, guidare il processo di progettazione dell'interfaccia utente. Quindi in qualche modo è lo strumento che mi permette, in assenza del sistema completo, è chiaro che se schioccando le dita potessi avere il sistema informativo completo, finito, perfetto, testerei quello. Ma se non ce l'ho, se devo aspettare troppo per testarlo, pur di avere informazioni dagli utenti che mi possono guidare il processo di progettazione dell'interfaccia, mi accontento di qualche cosa di più semplice, ma che comunque mi possa dare le informazioni utili, ai fini della valutazione dell'usabilità. E a seconda del tipo di sistema, a seconda dello scopo che ho durante il testing, a seconda del livello di fedeltà a cui il prototipo arriva, posso avere prototipi di tipi diversi. Allora, qui ho provato a fare una sorta di tassonomia di classificazione generale, ma che vediamo insieme per flash, perché poi noi non dobbiamo diventare, diciamo così, esperti di tipologie di prototipi, ma giusto per capire qual è la variabilità di questo mondo, che ospita, no, permette la creazione di diverse tipologie di prototipi, di cui queste sono le caratteristiche principali. Ad esempio, lo scopo del prototipo qual è? Lo scopo può essere molto precoce, valutare il ruolo di un prodotto nella vita dell'utente. E questo aiuta l'analisi di mercato. Un conto è dire all'utente ti piacerebbe una certa cosa. Sì, un conto è fargli provare una cosa simile, magari non funzionale. Attraverso la quale lui si rende conto, soprattutto tu ti rendi conto, se lui la userebbe nel modo giusto, se gli semplificherebbe realmente la vita e così via. Quindi un prodotto che addirittura magari non è neanche stato ancora progettato per bene, ma è solo stato immaginato. Allora nessuno ci vieta di fare un prototipo estremamente preliminare e cominciare a fare dei test, vedere le reazioni degli utenti a quel sistema. Magari ti accorgi che non lo usano e basta, o non mi piace, oppure è bellissimo, oppure ti chiedono ma com'è che si fa a fare una certa cosa a cui tu non avevi pensato. Oppure la versione, diciamo, lo scopo principale dei prototipi è quella di valutare l'interfaccia. Lo facciamo apposta per poter verificare se le scelte che abbiamo fatto di interfaccia, pensando che fossero le migliori, effettivamente sono comprese dai nostri utenti. Oppure, e quindi questo richiede che il prototipo simuli l'interfaccia anche senza rispettare tutti i dettagli, tutta la grafica, tutti i layout e senza necessariamente avere la logica reale implementata e accesso realmente ai dati. Oppure posso provare a testare veramente l'implementazione del sistema. Quindi sistema finito, faccio un testing finale del sistema che sarebbe pronto per andare in produzione. Quindi, gli scopi quindi si collocano in momenti molto diversi dello sviluppo del processo. Poi io posso organizzare un prototipo, creare un prototipo per coprire tutto il sistema, tutte le funzionalità del sistema, oppure posso fare un prototipo che abbia una copertura più locale, solamente una parte, perché mi interessa solamente la parte di condivisione delle immagini e dei filmati da parte degli utenti. È più critica, la voglio testare meglio, voglio fare un test specificatamente su quella parte. Allora costruisco un prototipo che abbia solo quelle funzioni, non mi interessa del resto. Riesco ad andare più in profondità sull'usabilità di quella sezione, mi perdo ovviamente cose che invece potrei prendere, diciamo così, catturare in un prototipo, se avessi pensato a un prototipo più complessivo, con copertura globale, che permette invece anche all'utente di, o che permette al progettista di comprendere come l'utente naviga, si sposta tra le varie funzioni all'interno del sito. Quindi, il focus qual è? Voglio capire come l'utente naviga, trova le funzioni, la findability delle funzionalità, oppure voglio vedere come l'utente usa una delle funzioni che ha trovato prima. Sono due domande diverse a cui possiamo darci due risposte separate, con due prototipi diversi, con due studi utenti diversi, indipendenti, a pezzettini. Tanto non importa che il prodotto sia finito, né che sia realmente funzionante. Deve essere però chiaro qual è la domanda che mi sto facendo e quindi se costruire è inutile spendere soldi a fare un prototipo completo quando in realtà ciò che mi interessa è solamente un aspetto. La fedeltà.
Il prototipo deve sembrare il più possibile uguale al prodotto finito o deve sembrare il più possibile uguale a uno schizzo su carta? Così, alla buona. Non è scontata la risposta, o meglio, dipende da ciò che vogliamo scoprire. Se io faccio vedere all'utente un sistema che, dentro un browser, con le icone giuste, con i colori abbinati, eccetera, eccetera, già molto curato, l'utente si predispone mentalmente a interagire con un sistema da cui si aspetta la funzionalità completa. E quindi magari è più attento anche a certi tipi di dettagli funzionali che noi non abbiamo ancora implementato. Però nello stesso tempo mi può dare già anche informazioni sull'aspetto, non so, cromatico, layout, l'impostazione, l'allineamento, i caratteri, eccetera. Viceversa, se gli do un prototipo volutamente, non dico brutto, ma volutamente preliminare nell'estetica, beh, automaticamente l'utente capisce che quello non è il sistema finito, non si aspetta che debba essere finito e si concentrerà automaticamente su quelle che sono le funzioni principali, senza neanche pensare ai dettagli, perché è ovvio che i dettagli non li ha, non sono ancora stati pensati. No? Per cui vedete che i sistemi per la creazione di interfacce, di mock-up, diciamo, di prototipi, ti permettono proprio anche di scegliere il livello di fedeltà, semplicemente per predisporre l'utente a percepire il tuo sistema in un modo diverso, perché dipende da che cosa vuoi estrarre tu dall'utente. Questa competenza funzionale in realtà è molto simile alla copertura, quindi non stiamo a ripeterla. L'uso del prototipo. Il prototipo che stiamo costruendo è un oggetto statico. Cioè, l'oggetto statico è, ad esempio, una stampa su un foglio di carta. Io posso farti una stampa su carta delle videate di un sistema. E poi ti dico, allora, tu questa è la videata iniziale. Tu cosa premeresti? Quale bottone sceglieresti? Sceglierò questo. Allora ti do un altro pezzo di carta che corrisponde alla videata a seguito di. E io simulo l'interfaccia utente e vedo come tu reagiresti ai vari passaggi. Non serve niente, serve un po' di, appunto, di pezzi di carta e beh, eventualmente su cui magari l'utente può scrivere le cose. Oppure un pochino più informatizzato, no? Ma senza fare fantascienza, una presentazione PowerPoint in cui ci sono le varie videate. È predefinita la presentazione, un PowerPoint, non è nulla di speciale. Però è già su computer, vedo già l'utente dove clicca e cose di questo genere. Poi ovviamente il percorso delle varie slide sarà predefinito. Poi magari sì, in PowerPoint puoi anche impostare che se tu clicchi su quel bottone ti porti alla slide 7 anziché alla slide successiva e quindi creare un minimo di percorso di navigazione. Quindi lo chiamiamo dinamico, ma in realtà il suo comportamento è abbastanza predefinito all'inizio. Oppure un video. Fa vedere, un video è un pochino più difficile da usare nei strumenti di test di usabilità perché l'utente ci interagisce molto poco. Oppure sono dei sistemi interattivi, cioè magari se è un sito web, faccio un sito web, vero, che presenta tutta la logica dietro, solamente con l'interfaccia, con le logiche di interfacce, tendine, menu, eccetera, così l'utente interagisce con quel sito. Metto tre pagine finte che siano rappresentative di quelle che vorrò montare sul sistema vero. Allora l'utente evidentemente può poi navigare tra queste pagine, va avanti, torna indietro, eccetera, con dei dati finti, per carità, però può già interagire, c'è cioè già l'interazione, ricordiamoci che stiamo parlando di interazione quando c'è lo scambio di informazioni nei due sensi. Quindi anche il sistema risponde alle azioni che fa l'utente. Dipende anche qua da che cosa vogliamo ottenere. Oppure la proprietà di durabilità risponde alla domanda, ma il mio prototipo, quanto voglio che viva? Cioè, un prototipo tipo usa e getta? Lo provo, mi serve per ottenere delle informazioni, per capire se ho fatto delle scelte giuste, oppure per capire quale scelta fare. Ho in mente tre alternative per realizzare quella funzione, ma non riesco a decidermi, non riesco a capire quale sia la migliore per l'utente. Faccio un prototipo in mezza giornata, faccio un altro test dell'utente nell'altra mezza giornata successiva, poi butto via tutto perché ho capito ciò che mi serviva a capire. Fine. Oppure ho un prototipo che tengo vivo. Lo uso per sperimentare durante tutta la vita del progetto, in vari momenti, le scelte che faccio, oppure addirittura ci sono alcune metodologie di progetto che prevedono che il prototipo evolva passo passo e si trasformi nel prodotto finito. Cioè chi progetta l'interfaccia utente parte con un prototipo della stessa e poi con iterazioni successive quello che diventa il prototipo sempre più fedele a un certo punto lo aggancia con la logica del sistema. E quindi il sistema avrà come interfaccia vera,
l'ultima versione del prototipo, o meglio, quella successiva, la n più un'esima. Questo ovviamente sarebbe bello perché non butto via niente, no? Tutto ciò che imparo strada facendo dei prototipi va a finire direttamente nel sistema, però richiede, diciamo così, anche dal punto di vista tecnico, un'implementazione particolare, nel senso che devi comunque usare lo stesso linguaggio, lo stesso ambiente che userai nel sistema finito. A volte no, quando cominci a fare prototipi non è ancora neanche deciso che tipo di tecnologia userai. E che forme hanno questi prototipi? Ma delle cose molto brutte. Questo qua è uno schizzo di un'ipotesi fatta magari col cliente di quello che potrebbe essere la mappa di navigazione di un sito. Non importa se è brutta, è solo per capire se le funzioni, se le varie pagine si trovano appese al menu o alla sezione del sito, che è quella che l'utente si aspetterebbe. Storyboard, il nome che si dà, è una serie di schizzi o di videate possibili, potenziali, con indicati i passaggi tra una e l'altra. Quindi se l'utente clicca su questo bottone succede questo, se clicca su quest'altro bottone succede quell'altro e così via. Questi sono ovviamente pezzi di carta scansionati, questo invece è un disegno fatto con qualche programma di grafica, non sono interattivi, ma danno un'idea dei vari passaggi attraverso cui devo, delle varie videate, delle varie informazioni attraverso cui devo passare. E quando faccio vedere, faccio usare un prototipo al mio utente, posso andare a misurare, dicevamo prima il don't make me think, quanto l'utente sbaglia, quanto l'utente pensa, quanto l'utente riesce a capire immediatamente e usare correttamente l'interfaccia. Questo lo posso misurare. Ad esempio, la facilità di apprendimento si può misurare contando il tempo, misurando, cronometrando, no? Il tempo, o misurando il numero di tentativi errati prima che l'utente riesca a trovare o svolgere la funzione desiderata. Senza dire nulla, li metti di fronte all'interfaccia, magari ce la fa subito, magari ci deve pensare un attimo, magari sbaglia due volte e poi dopo ci riesce. Efficienza d'uso è quante azioni sono richieste all'utente per raggiungere l'obiettivo. Serve un click? Servono due, ne servono quattro. Poi c'è l'efficienza d'uso ottimale, che è quella che tu hai progettato, in due clic ci arrivi. Ma a te quale interessa l'efficienza d'uso effettiva, che l'utente, anche se c'era un percorso con due clic per arrivarci, ce ne ha messi cinque, perché quel percorso veloce non l'ha trovato, non era evidente, non si presentava, lui non l'ha pensato, non l'ha scelto. E quindi il tuo sistema che l'hai progettato per essere molto snello da usare, l'utente in realtà vedi che fai dei giri strani, no? Questo lo vediamo sempre. Se voi avete un amico o un'amica che è meno esperto di voi a usare il computer, o usare le applicazioni, usare i programmi, e lo vedete usare, ma anche solo scrivere qualcosa in Word, ciascuno di noi ha sempre uno che è meno capace, no? Che conosce. Se siete seduti dietro vi viene nervoso, perché una cosa che voi fareste sapendo che lì c'è, che ne so, la toolbar, o sapendo che c'è la voce del menu, o sapendo che c'è la combinazione di tasti, vedete che lui va a prendere dal menu, va a selezionare, quindi per fare una cosa che per te sarebbe più veloce, lui fa un giro più lungo. Però è così, devo prevedere che a seconda del tipo di utente che ho di fronte, lui troverà all'interno dell'interfaccia i percorsi che riesce a scoprire. Poi magari man mano che si va avanti potrà scoprire dei nuovi, ma anche lì dipende dal fatto che l'utente sia esperto o no nella singola applicazione. Quindi devo andare a misurare la questa efficienza da parte degli utenti effettivi del sistema, non di quelli che potranno essere gli utenti esperti. L'effetto di memorizzazione, cioè quanto è facile che l'utente che ha fatto un test di usabilità oggi, tra un mese lo rifaccia e si ricordi esattamente cosa faceva il sistema, dove trovava le varie funzioni. Oppure le ha dimenticate e deve ricominciare da capo. Quindi il tempo di apprendimento diminuisce col passare dei tentativi? Perché se no, se non diminuisce, se vedi che le funzioni, dove si trovano le funzioni, non viene imparato, non viene memorizzato, vuol dire che è nel posto sbagliato, è fatto nel modo sbagliato, per cui le persone non hanno nessun appiglio cognitivo per poterle memorizzare. Classico esempio, che ne so, sul portale didattica dove sono gli orari o dove sono i programmi dei corsi, o
ogni volta fai due o tre tentativi, ma sempre gli stessi tentativi e sempre ogni volta che ti colleghi. Semplicemente non entra in testa, perché è messo nel posto sbagliato, non c'è nessun aiuto che ti permette di capire dove trovare quella funzione. Legato all'efficienza c'è anche gli errori. Quanto spesso gli utenti fanno la cosa sbagliata? Cliccano nel posto sbagliato? Inseriscono un numero dove dovrebbero inserire una parola, una frase o viceversa? E quindi il tasso di errore che l'interfaccia induce negli utenti. Due bottoni troppo vicini, clicca quello sbagliato, no? O cose del genere. E soprattutto, legato a questo, quanto sono gravi questi errori. Allora, un errore non grave è un errore che non compromette il raggiungimento dell'obiettivo. Siamo nel contesto del caso 2. Semplicemente, ho sbagliato, devo reinserirlo, devo riprovarci, torno indietro, eccetera. Perdo tempo, perdo efficienza. Un errore grave è quello che invece compromette il caso d'uso, lo rende non soddisfatto o, ad esempio, inserisce dei dati sbagliati nel sistema. Fa partire un ordine sbagliato. E allora devo accorgermene e tornare indietro, attivare un caso d'uso nuovo, un'interazione nuova per andare a recuperare, cancellare ciò che avevo fatto prima, eccetera. Quindi l'interfaccia utente deve guidare l'utente a fare meno errori possibili e soprattutto non fare errori gravi. E poi alla fine deve lasciare l'utente soddisfatto. Tipo, ok, l'ho fatto, bello, non dico mi sono divertito, perché molti dei task che si fanno non sono divertenti, ma perlomeno non mi sono arrabbiato, mi sono dovuto scervellare, non sono dovuto impazzire. Era chiaro, lineare il percorso. Non deve prenderti male nel momento in cui pensi che dovrai farlo. Ecco, queste cose qua sono cose che si possono misurare, valutare, o anche oggettivamente, perché molte sono numero di errori che ha fatto, tempo che ci ha messo, no? Il percorso che ha seguito. Quindi anche oggettivamente possiamo avere dei numeri che vanno al di là dell'osservazione soggettiva, che è sempre importante, ma non è mai sufficiente, che ci permettono di dire se, ad esempio, la progettazione fatta in un modo è migliore o peggiore rispetto alla progettazione fatta in un modo diverso, se aggiungendo nuove funzionalità, aumentando la complessità funzionale, abbiamo mantenuto la complessità d'uso bassa oppure l'abbiamo complicata. Testiamo con le stesse metriche quantitative a distanza di tempo o evoluzioni diverse del sistema e verifichiamo quali sono magari le funzionalità, le sottofunzionalità ma più difficili da usare. Quindi cerchiamo di investire in quelle, cerchiamo di semplificarle e così via. E ovviamente questo approccio generale lo posso applicare a vari livelli. Io ho il sistema informativo nel suo complesso, che avrà tante funzionalità e devo in qualche modo spostarmi, navigare da una all'altra. Quindi il primo problema è come organizzo il sito, come organizzo i menu, quali sezioni faccio, come le chiamo. C'è tutto dei libri interi che ci spiegano come dare i nomi agli oggetti, le etichette, le voci dei menu. Se vedete un sito che ha come voce del menu un titolo che si chiama Altro, vuol dire che non ha capito niente. Perché vuol dire che non hanno trovato un sistema di classificazione logico che permette di comprendere tutte le funzioni del sito in un modo che sia facile da comunicare. E quindi, indipendentemente da cosa c'è dentro, come trovo le funzioni e come le organizzo? Se il sito ha 200 funzioni, il primo problema è che l'utente possa trovare quella che gli serve. E poi, una volta che ho trovato la funzione, quali elementi devo mostrare? In che ordine? Quelli più importanti prima, quelli meno importanti dopo, quelli opzionali? E poi all'interno degli elementi che ho mostrato, elementi che sto visualizzando o elementi che sto leggendo, sempre, come visualizzarli? L'ora, un orario, ci metto l'orologino disegnato o ci metto l'ora scritta come ore e minuti? Dei numeri, li faccio vedere come tabella di numeri o come grafico? Una data, te la scrivo come data numerica, cioè 1/12/2016, o a parole, 1 dicembre 2016, o ti metto l'icona del calendario con evidenziato il 1 dicembre. Tante scelte. Quindi sono scelte anche di dettaglio queste, che però sono da fare a un certo punto. Ecco, questa è
Esempio della stessa interfaccia, dello stesso prototipo, poi cioè, come sempre in tutti i campi un po' di imprecisione sulla terminologia, però spesso questo lo chiamano mockup e questo wireframe. Che differenza c'è tra questi due? Livello di precisione. Quello di destra sembra più finito di quello di sinistra. In realtà contengono esattamente gli stessi elementi. Però sembra che quello di sinistra sia più uno schizzo che ho fatto in fase preliminare, e quello di destra sia più la versione stampata in bianco e nero della versione finita. In realtà è esattamente la stessa interfaccia. Siamo noi che visivamente la leggiamo in modo diverso. La versione di destra a volte si chiama wireframe, che ricorda un po' il fil di ferro, no? Una cosa che ho fatta come fanno i modellisti che fanno le statuine, prima fa lo scheletro fatto in fil di ferro, poi dopo ci modella sopra. E invece prima il mock-up è una bozza, solamente una cosa sbozzata, eccetera. E allora stiamo progettando un'interfaccia che a un certo punto contiene certi elementi. Elementi, noi non sappiamo cosa fa questa interfaccia, ma a colpo d'occhio sappiamo già riconoscere questi elementi. Questo è un menu. Messo così in alto a sinistra, con una cosa che si chiama file, help, eccetera, è un menu. Ci aspettiamo che quando l'utente dovesse cliccare, anche senza cliccare su edit, so che se clicco di sopra si apre un sottomenu. O edit o modifica, se lo facciamo in italiano. Sappiamo che questa è una casellina in cui posso scrivere, o se clicco sul triangolino compare una lista di opzioni. Stiamo usando elementi grafici, richiami grafici che l'utente conosce già. E quindi l'utente, stiamo sfruttando l'apprendimento che l'utente ha fatto sul 99% dei siti che non sono il nostro. E quindi anziché fargli pensare che cosa fare una certa cosa, lui lo sa già di istinto perché l'ha appreso nel tempo. Quindi stiamo sfruttando un apprendimento che abbiamo fatto non a costo nostro, ma a costo di altri. Ci sono certe convenzioni che sono più consolidate, certe altre convenzioni che invece sono un pochino più recenti, come questa cosa qua, in alto a destra, no? Che c'è qua. Ce l'hanno imposto a forza. Questo, rappresentate queste tre righette qua, no? A volte lo chiamano menu hamburger, perché ricorda un po' un hamburger, piano sotto la carne in mezzo. Allora, a voi che messaggio vi comunica quell'icona? Allora, lo sappiamo cosa serve, no? Clicchi lì, si apre un menu. Tipicamente è il menu principale. Perché? Perché sappiamo che ormai da tutte le parti c'è quella cosa, e quando la tocchi, ma che significato ha? Mentre sai, la casetta è la casetta, e la freccia indietro è la freccia a sinistra. Hanno un loro significato iconografico. Il disegno già si dice qualcosa, si dice avanti, si dice indietro. Si dice casa, si dice ancora. Questo cosa dovrebbe dirci? Per me è un fallimento, nel senso che hanno usato un simbolo che non significa nulla alla maggior parte delle persone. Il motivo per cui hanno scelto quel simbolo è che dovrebbe ricordare il menu aperto con tutte le voci una dopo l'altra. Cioè dovrebbe ricordare sotto forma di icona la forma del menu aperto. Il problema è che il menu è esso stesso una forma astratta. E quindi a stratificarlo ancora di più, ottieni questa cosa qui, che alla fine si è imposta, come dicevo, a forza, perché tutti hanno cominciato a usarla e quindi l'abbiamo imparato, punto. E quindi ci sono alcune cose che sono più naturali, altre che sono... La differenza tra il quadratino e il tondo, qual è? Qual è la differenza tra una casella quadrata e una casella tonda da spuntare? Allora, la tonda, se la clicchi, si riempie il pallino, e questa invece viene o la X o la spunta, va bene, ma questa è una differenza estetica. La differenza funzionale, che quelle quadrate sono scelta multipla e quelli tondi sono scelta unica. Ne posso selezionare uno solo tra n, quello invece sulle checkbox ne posso selezionare anche una quantità maggiore. Sono convenzioni di base queste.
convenzioni, eh? Cioè uno appena nato non sa queste cose, non è come l'affordance della porta in cui puoi spingerla e basta. Qui a priori sappiamo che succede così perché abbiamo imparato a usarla nel tempo. Qui c'è ovviamente una componente immediata e c'è una componente appresa, ma finché si usano in modo coerente va bene. C'è un signore che a me piace sempre usare come esempio, che tutti conosciamo, è Word, dove questi elementi sono usati, si apre o... ok, sono usati, pensiamo, prendiamo ad esempio questa finestra di dialogo sull'impostazione del tipo di carattere. Ah, questo è un elemento dell'interfaccia di Word che è complesso. Adesso poi vedremo, proveremo a darci delle regole per progettare cose di questo genere. Però prendiamola come esempio questa finestra. E non segue la convenzione che abbiamo appena deciso, abbiamo appena, diciamo così, discusso sulle caselline. Perché ad esempio apice e pedice, io qui ho 4 caselline quadrate e altre 3 quadrate. Mi aspetto che siano 7 caselline tutte indipendenti tra di loro. E quindi posso selezionare tutte e 7 oppure un numero qualsiasi. Io posso avere 128 combinazioni diverse, 2 alla settima. Tranne che barrato e barrato doppio sono mutuamente esclusivi. Se seleziono una si deseleziona l'altra. Apice e pedice anche tra di loro, ma non con barrato e barrato doppio. Allora ditemi qual è la logica dietro a 4 caselline che sono identiche, una colonna di 4 caselle, uguali, disegnate uguali, ma le prime 2 sono a scelta e le altre 2 sono a scelta tra di loro. Prima di provarlo, lo potevo capire? No. Avrei potuto leggere le voci, ragionarci, vabbè, se è apice non può essere contemporaneamente pedice. Però l'interfaccia non me l'ha comunicato questo. Lo posso ottenere, lo posso comprendere solo provandoci oppure ragionandoci. Sono entrambi sprechi di tempo. Siamo sicuri che Word è un prodotto, non è inventato ieri, è maturo e sicuramente la Microsoft ci ha fatto test di usabilità, però probabilmente su queste parti qua ha deciso di non. Se notate, nelle interfacce di Word la casellina tonda non viene mai usata. Hanno deciso così. Hanno deciso, l'utente lobotomizzato di Word non è in grado di capire la differenza tra casellina quadrata e casellina tonda e quindi non gli mettiamo quella tonda. Usiamo quella quadrata a cacchio e poi pazienza, poi si arrangia. Queste tre di destra, anche qua le prime 2 sono mutuamente esclusive, la terza invece è indipendente. Ma dico io, se era indipendente non me la potevi mettere un tantino più staccata? Se avessi visto staccata, parlava da solo. Sono piccole cose. Don't make me think, sono millisecondi persi ogni volta. È il filo del discorso che perdiamo ogni volta in cui l'interfaccia si comporta in un modo diverso da quello in cui si presenta. Se, adesso su questo PC qua dell'aula non è installato, se andate a prendere OpenOffice e aprite la finestra di dialogo corrispondente, è fatta meglio. Magari per la prossima volta vi procuro 2 videate così facciamo il confronto. Solo che qua nell'aula non è installato. Dove siamo? Qua. Ecco, qui continuiamo a fare una carrellata sui tipi di prototipi. Noi abbiamo fatto lo zoom sulle finestre di dialogo, perché poi alla fine sono l'elemento principale su cui spenderemo la maggior parte del tempo, perché nell'applicazione Enterprise alla fine sono fatte di finestre, di form su form su form, essenzialmente. Questo è un esempio di prototipi di una fotografia, di alcuni prototipi di carta che sono stati preparati per testare un'applicazione. Quindi tutte le varie videate possibili le ho preparate e poi interagisco con l'utente scambiandocele, vedendo come lui interagisce. No? Oppure prototipi un pochino più interattivi. Queste sono cose fatte in PowerPoint, in cui faccio vedere l'interfaccia di un possibile smartphone. Queste ovviamente sono state smartwatch. Queste sono cose che sono state fatte ben prima dei primi smartwatch reali, quindi si vede che non c'entrano niente con gli smartwatch di oggi. Nessuno si sognerebbe mai di mettere dei numeri qua, sulla tastiera. Stasera touch, ma non, sono troppo piccoli. Comunque,
in cui fai vedere alcuni elementi, quindi alcune parti del PowerPoint, se vengono toccate, se ci clicco sopra, fanno delle cose, e altre funzionalità invece sono simulate da dei bottoni che metto a fianco. Cioè, ad esempio, arriva una chiamata, schiaccio questo bottone, mi porta alla videata in cui c'è lo smartwatch che squilla, no? Si vede chi è chiamante, eccetera. Quindi fatte con tecnologie veramente di basso costo. E fatte, messe insieme, mettendo insieme, cioè sono costruiti questi prototipi usando la grammatica visuale con cui si costruiscono le interfacce utente. Per cui questo è esempio uno stencil, quindi una serie di immagini che posso prendere, fare copia e incolla per costruire il mio prototipo. Allora, queste sono la grammatica visuale di iOS, dell'iPhone. Versione credo fino alla 4, giù di lì aveva questa grafica, poi è un po' cambiata. E questi sono tutti gli elementi che chi crea applicazioni vere può usare per creare l'interfaccia. Allora io li posso prendere, impostare, fare il mio prototipino in PowerPoint, il mio prototipino di carta, c'ho lo scheletro, c'ho lo sfondo, la tastiera che nelle varie forme, ho l'elenco delle etichette, i tab per poter navigare, eccetera, eccetera. Quindi sono elementi grafici molto semplici da usare, e quei tre livelli di cui parlavo prima sono il livello dell'architettura dell'informazione, quindi l'organizzazione delle informazioni generali, la navigazione, l'organizzazione degli spazi, cioè quindi se io ho la finestra del telefono e devo mostrare queste informazioni, come le divido? Lo spazio che ho in questa finestra di dialogo, che adesso ho chiuso, come lo uso? Se avete qualche amico che fa design o architettura, loro dicono che la cosa più importante di un documento impaginato sono gli spazi, non è il contenuto, non è costruito dentro, perché lo spazio parla, ti dice come leggere il contenuto, che relazione c'è tra le varie parti di contenuto. Qui c'è una riga che separa, che differenza c'è tra la parte sopra e la parte sotto, per cui debba addirittura essere separata? È perché quella sopra è quella prioritaria e quella sotto sono gli accessori. E quindi a proprio livello di divisione degli spazi ho dato una gerarchia di importanza. E poi addirittura alcune cose sono ancora più accessori degli accessori, per cui addirittura le hanno messe in una finestra separata. E l'accessorio dell'accessorio dell'accessorio è questa parte qua sotto, addirittura divisa. No? Per non pensare a questi, che sono ancora da un'altra parte. Quindi ho una gerarchia di funzioni. Quanti effetti posso applicare sulla parola ciao? Ma non so, 5.000 forse, varie combinazioni o anche di più, ma sono organizzate per gradi, in modo che siano facili da trovare. Le più avanzate, quindi casi d'uso più remoti, pensati per un utente più scafato, più avanzato, più esigente, sono più nascoste. Comunque l'utente più avanzato riuscirà comunque a trovarle perché sa che ci sono, immagina dove possono essere. L'utente più alle prime armi non viene confuso da opzioni che comunque non potrebbe capire o non vorrebbe vedere o non userà, non avrebbe bisogno di usare. Quindi l'uso dello spazio, che è sempre limitato, non metto tutto, scelgo cosa mettere, scelgo dove mettere, scelgo cosa mettere prima, cosa mettere dopo. Uso gli spazi e gli allineamenti per mettere in relazione gli elementi e così via. E poi alla fine, ovviamente, ci sono le tecniche di interazione. Cioè uso la casellina quadrata, uso la casella di testo e così via. Poi ci daremo delle regole, vedremo alcune regole possibili, soprattutto sull'ultimo livello. Aspetta che riesco a trovare questo. Allora, di fronte a un'interfaccia, cosa può fare l'utente? Allora, questi verbi qua sono i verbi che probabilmente abbiamo usato nel costruire i casi d'uso. Noi stiamo progettando un'interfaccia utente che serva a rendere possibile praticamente l'esecuzione del caso d'uso da parte dell'attore. Ci sono varie cose che posso fare, no? Ad esempio, cose che sono apparentemente simili, come leggere o analizzare, le mantengo separate perché uso elementi visuali diversi nei due casi. Allora, leggere o visualizzare è la cosa più semplice. Se l'utente ha un'interfaccia grafica di fronte,
legge ciò che c'è o vede o guarda le immagini che ci sono. Vabbè, questo servono il testo e le immagini. Se invece l'utente deve analizzare delle informazioni, non gliele faccio vedere sotto forma di testo. Cioè, se devo fare l'elenco delle persone che sono iscritte a questo corso, non faccio un lungo paragrafo di testo con i nomi sotto forma di testo, faccio una tabella. Perché si presuppone che quell'elenco di nomi io lo voglia poter scorrere, li voglia poter ricercare, li voglia poter analizzare. Allora mi serve un elenco, mi serve una tabella, mi serve un grafico che permette all'utente di vedere i dati per colonna, per riga, vederseli in modo diverso, poterli comprendere. Non è solo leggere così come prosa. Quindi se l'utente ha un dato strutturato e l'utente deve capirci qualche cosa da quel dato strutturato, io glielo devo presentare in una forma che gli faciliti l'analisi che deve fare. Poi se invece l'utente, e da qui in avanti invece sono le informazioni che l'utente dà al sistema, le prime due sono le informazioni che il sistema dà all'utente. L'utente deve fornire informazioni. Come può fare a fornire informazioni? Allora, se uso il termine inserire, sto pensando che l'utente digita qualcosa. Se faccio scrivere qualcosa all'utente, con il costo che ha operativo, di lavoro, e con la probabilità di errore elevata che ha, in cui lui può sbagliare, è perché è un dato che lui solo conosce e io non posso prevedere. Se no non glielo farei scrivere. Se fosse un dato che io già conosco, glielo farei scegliere. Cioè, che giorno della settimana è oggi? Non gli faccio scrivere giovedì, che poi chissà come mettere l'accento sulla I. Gli apro una tendina in cui lui può scegliere tra sé, ci sono 7 giorni, glieli metto tutti, lui sceglie quel che vuole. Alla fine il dato che ho è lo stesso, l'utente ha detto che oggi è giovedì. Ma nel secondo caso è esplicito che la scelta dell'utente sia ristretta a un certo insieme di possibilità, tra cui lui non può sbagliare, non può scrivere giovedì sbagliato, se non lo scrive materialmente, ma deve scegliere tra versioni già scritte. Sto pensando a tendine, ma uno potrebbe avere tante icone, un radio bar, una serie di bottoni. Quindi facciamo attenzione sempre anche all'usare il verbo giusto. Inserire è inserire un dato nuovo che il sistema non può prevedere e quindi non mi può presentare le opzioni, le scelte. Scegliere invece è selezionare un dato tra quelli esistenti. Allora, nel caso del tirocini, l'utente cosa fa? Inserisce una richiesta scegliendo tra le proposte disponibili. Non gli faccio inserire il nome della proposta che lui vuole selezionare, gli faccio scegliere. Poi magari scegliere si può fare in modi diversi, posso fare un elenco, posso fare una tendina, posso fare un piccolo motore di ricerca per aiutarti a scegliere. Quindi, ad esempio, ci sono dei meccanismi per aiutarmi a scegliere, che sono la ricerca e il filtraggio. La ricerca, io metto alcune parole e lui mi fa un elenco parziale perché l'elenco totale sarebbe troppo lungo. Ha senso avere un motore di ricerca non per i giorni della settimana, perché tanto sono 7, non vale la pena. Complicherebbe, aumenterebbe la complessità dell'interfaccia senza a parità di funzionalità. Però magari, se ho appunto l'elenco di tirocini che sono 200, gli metto un piccolo motore di ricerca in modo che lui possa, l'ha già letto, però gli devi trovarlo, selezionarlo, mi mette le parole chiave che ha trovato. Oppure decide di scorrere tutti uno per volta, perché ha pazienza, è uguale, è un ausilio in più. Oppure filtrare, filtrare si usa molto spesso. Io scrivo alcune lettere e man mano che scrivo l'elenco delle possibilità si restringe. Nella nostra finestra di Word avviene questo, il tipo di carattere. Io posso selezionarlo, posso inserirlo, se lo conosco il nome, o posso filtrarlo. Scrivo alcune lettere e poi lo seleziono dall'elenco. Ci sono tutte e tre le modalità. Inserire, io so già come si chiama il font, lo scrivo. Se li voglio vedere tutti, li posso scorrere e selezionarne uno. Oppure posso avere una selezione aiutata da un meccanismo di filtraggio, cioè comincio a scrivere e lui mi fa vedere, mi porta a quel font lì, vicino al font che stavo
il cui nome somiglia a quello che ho scritto. Questo mi dice, tra l'altro questa interfaccia mi sta dicendo che il nome che ho scelto del font che scrivo potrebbe anche non essere presente in elenco. Cioè, se io scrivo il nome di carattere mio zio, me lo prende. E mi dice che il font è mio zio. Perché? È giusto? È sbagliato? Hanno un bug gigantesco di cui non si sono accorti quelli della Microsoft? It's a feature or it's a bug? Perché mai Word deve permettermi di selezionare un font che non esiste, perché non lo posso selezionare dall'elenco, ma di inserirlo? Dai che lo sapete. Perché io potrei voler scrivere o leggere documenti che contengono testo scritto in font che non ho installati sul mio computer. Perché magari quel file arriva da un mio amico che aveva dei caratteri diversi dai miei installati sul suo computer. E quindi io non posso limitare la gestione dei caratteri ai soli tipi di caratteri installati su questo computer. Una cosa che nessuno farà mai, però se io so che tu hai un carattere installato, so come si chiama, io anche se non sono installato posso impostarlo. Io non lo vedrò quel carattere, che magari è tutto disegnato strano, ma quando tu aprirai quel file lo vedrai perché il tuo computer riconoscerà quel nome. È un caso limite. Qualcuno di voi se ne è mai accorto che poteva scrivere un nome di carattere diverso? No. Bene, perfetto. È stato progettato bene. È una funzionalità avanzata che solo chi sa che può averne bisogno riesce a sfruttare. E non dà fastidio a chi non ne avrà mai bisogno. Sono finezze, eh? Qui dietro ci sono sicuramente ore di ragionamento e di testi. Se differenzia le caselle sotto che mi fanno schifo, questa qua sopra è fatta bene. Perché cattura esattamente le funzionalità che il sistema deve avere. Immaginate quel signore che ha detto: tu devi poter scegliere facilmente tra i font che ci sono, ma in più devi anche permettergli di scegliere i font che non ci sono, ma non farglielo fare per errore. Tu mi hai toccato col mal di testa quella sera, cioè, come faccio? E ha studiato questa soluzione qui. Una via di mezzo tra un inserimento e una selezione. Poi ci sono altre. La stessa cosa succede qua, la stessa cosa succede qua per coerenza. No? Dice, ma perché la dimensione? Ma perché io potrei scrivere 11,5? Oppure lui mi dà da 36 a 48 e io se voglio 42 me lo scrivo. Magari questo l'avete già usato. Quindi la combinazione di scelgo da un elenco, ricerco tra, filtro tra le possibilità, lancio una ricerca che mi dia l'elenco delle possibilità, eccetera, sono tutti modi diversi per aiutare l'utente a fornire dei dati di cui il sistema può già prevedere quali siano quelli validi o quelli disponibili. Oppure, nel caso peggiore, si chiede all'utente di inserirne uno nuovo che non esiste ancora. Vabbè, poi ci sono altre attività, beh, la parte fondamentale di conferma, cioè che l'utente deve in ogni momento sapere se ciò che sta facendo è permanente o no. Cioè io posso giocare su questa finestra finché voglio, perché poi alla fine se premo ok si applicano le cose, se premo nulla tutto ciò che ho fatto qua, i pasticci che ho fatto vengono dimenticati. Quindi è un'azione esplicita attraverso la quale l'utente dà la conferma delle proprie scelte. Cosa che invece, esempio, c'è qua. Se io cambio dimensione del tipo di carattere qua, una volta che l'ho cambiato, ho cambiato. Non c'è separazione tra scelgo il tipo di carattere e confermo quella scelta. La scelta automaticamente viene confermata. Tra l'altro, se notate, esiste una funzionalità di feedback per cui semplicemente passandoci sopra mi fa vedere l'anteprima, il testo sotto sta cambiando, il ciao,
e quindi posso già vedere l'effetto. Quindi mi dà già il risultato prima che l'azione venga compiuta. Mi anticipa il risultato, è un'applicazione del principio di feedback. E quindi rende meno grave il fatto che quando poi io clicco, ormai l'azione è fatta, non richiede una conferma in più. Le interfacce mobile sono quasi tutte così. Quando tu cambi un'impostazione, nel momento in cui la cambi è già attiva. Non c'è quasi mai un bottone ok, conferma, applica nell'applicazione mobile. Perché hanno pensato che era meglio così. Le linee guida sia dell'Apple che dell'Android dicono quando tu cambi l'impostazione il cambiamento avviene istantaneamente. Mentre invece l'applicazione desktop o web tendenzialmente, visto che hai magari più opzioni tra cui scegliere, ti permettono di impostarle e poi dare una conferma cumulativa tutte insieme. Però l'interfaccia deve far capire all'utente, se io seleziono questa casella, autodistruzione, si autodistrugge subito o mi chiede ancora una conferma dopo? No? Questo deve essere visibile e l'utente non deve avere dubbi sulla la possibilità di fare, annullare, eliminare, eccetera. Poi tenete presente, ad esempio, con l'applicazione desktop c'è sempre l'undo. San CTRL Z e ti permette, se applichi qualche cosa e non ti piace, CTRL Z torna indietro. Nelle applicazioni mobile non c'è questa possibilità. Quindi se hai pacciocato tre cose, non ti piace il risultato, per tornare allo stato di prima devi ricordarti tu quali erano le tre cose che avevi pacciocato. Quindi da questo punto di vista è più fragile come interazione. Se faccio un'azione, la conseguenza dell'errore è più grave. Se sbaglio qualcosa in Word, CTRL Z torna a posto. Se sbaglio qualcosa su un'applicazione mobile, sì, magari a volte posso tornare indietro, ma devo ricordarmi io cosa avevo fatto. E che la rende un pochino non tanto adatto alla produzione di contenuti, perché è difficile correggere eventuali errori. Vabbè, poi ci sono casi più di nicchia, ad esempio selezionare testo, selezionare immagini. Selezionare testo tipicamente si fa trascinandolo da una parte, selezionare immagine c'è una casella di spunta a fianco di ciascuna. Sono tutti i modi che usiamo, no? Sono tutte modalità di interazione a cui siamo abituati. Però nel momento in cui dobbiamo progettare noi, dobbiamo pensarci esplicitamente. Cioè io ho tre immagini, quelle tre immagini l'utente le deve solo guardare, ne deve scegliere una, ne deve poter scegliere più di una, deve dare un voto. Allora, il sapere che cosa l'utente deve fare è un'informazione che già definisco nel caso d'uso, perché definisco qual è l'informazione che il sistema deve acquisire dall'utente. Una volta che so che il sistema deve acquisire dall'utente l'informazione su qual è la singolare fotografia che gli piace di più, allora nell'interfaccia utente troverò una modalità per selezionare una fotografia su tre. Selezionare una fotografia su tre non lo farei mai con i radio button piccolini messi a fianco delle figure grandi, perché la gente non li vede. Semplicemente chiederai all'utente di cliccarci dentro e quella che è cliccata avrà una spunta, un tondino, una spunta verde sopra grande che fa capire all'utente che ha selezionato quella. Quindi poi dopo mi immagino un modo per poterlo fare, ma prima devo avere la chiarezza di qual è l'informazione che sto catturando. Quindi fate anche molta attenzione quando scrivete i casi d'uso ai verbi che usate. Io dico inserisco il tuo nome e seleziono la mia data di nascita, perché la scelgo da un insieme di possibilità finite, chiuse. Inserisco l'indirizzo e seleziono la città, o inserisco anche la città, beh, dipende. No? A che tipo di funzionalità sto pensando. E tutte queste funzionalità, quindi questi sono, nel linguaggio dei casi d'uso, è come se fossero le sub function. Se l'utente ha l'obiettivo generale di registrarsi al sito o di mandare una mail o di scrivere un testo, ma a livello user goal. Poi a livello sub function deve interagire, a questo punto devo scegliere la provincia, devo inserire il capo, devo scegliere la data di nascita, sono tutte
sub-function che poi noi nel modello di caso d'uso non esplicitiamo, ma ci sono e l'utente ci deve passare attraverso. Le sub-function sono di una tipologia limitata, sono le primitive di interazione che il sistema offre. Queste sono le primitive a livello concettuale che poi vengono mappate su una grammatica visuale fatta di un insieme di elementi predefinito, che nel linguaggio, nel gergo dell'interfaccia utente si chiamano widget. Controlli o widget. Widget in italiano non si traduce, dovete tradurlo con cazzilli, cioè cosette varie, però non suona bene. I vari oggettini che posso includere nell'interfaccia. Qui ne sono elencati 2, 3, 4, 5, 6 e sono quasi tutti. Cioè alla fine, se ci pensate, una qualunque interfaccia grafica vediate è una combinazione più o meno varia degli stessi elementi di base. Perché quegli elementi di base, con fatica, con sudore, con gli anni, abbiamo imparato come funzionano. E non ne aggiungiamo quasi mai degli altri. O raramente. E quindi ogni ambiente operativo fornisce una sua versione dei vari widget. No, questi sono quelli di buon'anima di Windows XP, dove c'era la finestra di conferma, dove c'era l'elenco delle voci con l'icona, oppure c'era l'elenco delle voci senza icona, il menu a comparsa, eccetera, eccetera. Sono questi. Questi sono gli elementi, no? L'elenco piatto, l'elenco gerarchico, i menu, gli slider, i tab. E questo Windows XP è morto, no, è nato nel, cos'era, il 2002, no, è morto 2 o 3 anni fa, 2002, era quanti anni sono adesso, 14 anni fa, e sono le stesse, praticamente le stesse tipologie di interfacce che troviamo anche oggi su Android, disegnate diversamente, ma la tipologia è la stessa, no? Quindi alla fine si mantengono questo tipo di cose, e Windows Phone ovviamente non ha inventate lui, no? Che so, chi ha fatto il corso con me l'anno scorso, abbiamo usato dei widget che erano quelli di JavaFX, che visivamente sono un po' diversi, ma funzionalmente sono sempre gli stessi. Là ce n'hanno di meno perché è una libreria meno ricca. L'iPhone anche, no? Ha di nuovo la stessa tipologia. L'iPhone non ha il radio button. Quando all'Apple hanno detto dobbiamo trovare un modo per far selezionare una voce tra N, hanno detto no, il radio button si vede che non piacciono a nessuno, no? Il radio button sono le caselline tonde. Ma è ovvio che su uno smartphone non riuscirai mai a beccare e centrare il bottoncino. E allora, ad esempio, sull'iPhone hanno scelto questa modalità orizzontale di scegliere le voci. Quindi quando devi scegliere un'alternativa tra, di solito te lo mettono come una barra orizzontale tra cui devi scegliere una voce, limitando fortemente il numero di voci possibili, perché non lo potrai mai fare con 10 voci, perché sennò le fettine diventano troppo piccole. Allora, se devi scegliere più di 10 voci, più di un certo numero di voci, userà quest'altro elemento. Orribile. Io l'ho sempre trovato orribile, questa cosa qua che rotola. No, infatti ultimamente l'hanno anche un po' tolta, la usano sempre meno. Però mappano sulle varie funzioni, seleziono tra un insieme piccolo di voci, seleziono tra un insieme lungo di voci, ad esempio, degli elementi grafici diversi che poi lo sviluppatore dell'interfaccia userà per fornire all'utente quel tipo di funzione. Se io vedo una cosa che gira, mi aspetto che abbia più di 3 voci, mi aspetto che abbia 20. Se no, non vedo perché l'utente, il progettista, debba aver usato quell'elemento. Android ovviamente ha le stesse cose, fatte in modo diverso, ma gli elementi sono sempre gli stessi. Quindi abbiamo un po' una grammatica di base, che sul desktop è diversa che sul mobile, che è un po' diversa rispetto al web, anche se usano tutti gli stessi macrocomponenti di base. E con questa grammatica dobbiamo comporre le funzionalità, le sub-function, i singoli elementi. E per far questo, finora abbiamo sempre parlato di interfacce come se fossimo illuminati dall'alto e dicessimo: io so come fare bene con l'interfaccia. E poi faccio il testing per vedere se l'utente la usa bene.
Però ci siamo anche detti, in realtà gli utenti sono abituati a usare interfacce fatte da altri, quindi hanno alcune abitudini, alcuni criteri di progetto già comuni. Allora, anche noi non inventiamo le cose a caso. Noi possiamo, qui presentiamo alcune, avere delle linee guida che già ci aiutino nello selezionare, che so, tra tutti questi widget, quale si applica meglio al caso specifico. Se devo chiederti nome, cognome e data di nascita, cosa devo fare? Se devo chiederti, adesso pensiamo allo studio medico con cui abbiamo lavorato, e poi ovviamente prenderemo come esempio, la specialità. Vuoi una visita oculistica, ginecologica, ortopedica, eccetera. Come te lo faccio scegliere? Cosa mettereste? Una tendina o dei radiobutton tra cui scegliere? O un campo libero in cui scrivere? Allora, possiamo argomentare, oppure possiamo vedere quali sono i suggerimenti che ci dà, diciamo così, chi ha progettato i toolkit grafici, dice, guarda, questo elemento cerca di usarlo in questo contesto, questo elemento in quest'altro contesto, e poi ovviamente nulla ci solleva dal fare poi un test con degli utenti reali. Quindi, ad esempio, per darvi un flash, poi li riprendiamo su degli esempi. Se io devo scegliere tra voci che sono mutuamente esclusive, quindi il discorso delle specialità, ne devo scegliere una e una sola, allora ho due modalità: il radio button, quindi bottoncini tondi, oppure il menu a discesa. A seconda di che cosa? A seconda dello spazio. Se voglio limitare lo spazio, uso una tendina, un menu a discesa. Se invece non ho problemi di spazio, è consigliabile usare il radio button. La tendina è più bella da vedere, per carità, esteticamente rompe meno le scatole. Però la batteria, l'elenco con i radio button, ha un grosso vantaggio in più che la tendina non ha, che mi permette di vedere insieme tutte le opzioni. E quindi è più veloce, perché io a colpo d'occhio vedo qual è quella mia e la seleziono. La tendina devo aprirla, che è un passo in più. Poi magari quando la apro vedo solo quattro voci e la mia è la quinta o la sesta, quindi devo andare fino in fondo a vedere tutte, devo esplorarla e poi selezionarla. Ho dei passaggi in più. Allora, è giustificato imporre all'utente dei passaggi in più? Beh, se devo risparmiare lo spazio posso decidere di sì. Oppure se magari quella scelta è opzionale, aspetto. Per carità, l'utente non muore se deve fare due clic in più, però stiamo cercando qual è la scelta ottimale. Se invece l'utente deve scegliere delle voci che non sono mutuamente esclusive, allora lo fa con le checkbox, con le quadrate. Se ho poco spazio per fare questa scelta è un casino, perché la linea guida ci dice un elenco con le caselle di spunta a fianco, oppure un elenco in cui posso selezionare più di una voce. Questi oggetti qua, nonostante ci siano nelle librerie di widget, gli utenti non sanno usare, mai. E quindi di fatto poi non si usa. Cosa succede se invece devo selezionare una voce oppure inserirne una nuova? Cioè, quando è permesso all'utente poter inserire una voce che non era in elenco? Allora cosa posso fare? Posso fare dei radio button con una voce in fondo, altro specificare, nei sondaggi c'è molto spesso, va alcune opzioni oppure altro specificare. Oppure se voglio condensare lo spazio uso la soluzione che aveva Word, metto una tendina, in quel caso una tendina sempre aperta, un elenco sotto, in cui poi sopra l'utente può selezionare oppure può inserire un valore custom. Oppure, altra possibilità, scegliere un valore all'interno di un range, tra 0 e 100, la dimensione del carattere, la saturazione del colore. Allora, lo posso fare, ad esempio, con uno sliderino, no? Un bottone che può, o una rotella che gira, o un bottone che si sposta, sinistra-destra,
e mi permette di spostarmi da 0 a 100, oppure se ho poco spazio, l'utente scriverà il numero, punto e basta. Quindi noi cercheremo, poi andando avanti ci sono dei dettagli in più su questa tabella, no? Che vanno a specificare meglio il comportamento, il significato di questa tabella, cercheremo di darci delle linee guida che ci aiutano, ci guidano dicendo se siamo in quella casistica, qual è l'elemento grafico che possiamo prediligere? Perché negli anni si è scoperto, si è progettato che funzionava meglio degli altri. Quindi ci diamo un pochino di regole che ci permettono di mappare in un certo senso e le funzionalità del sistema e i dati del modello concettuale all'interno dell'interfaccia utente. Perché ad esempio sapere se un dato è mutuamente esclusivo oppure no, è un'informazione che già nel modello concettuale avevamo messo quando abbiamo scelto la cardinalità delle relazioni. Quindi vedete che torniamo sempre al punto di partenza. Allora, riprendiamo da qui andando più nel dettaglio martedì e facendo anche l'esempio solito nostro, partendo dal caso precedente. Avrete visto che vi è arrivato un po' di spam, vi sono arrivate in questi giorni delle mail del signor Balsamic. Dovrebbe essere arrivata una mail tipo: è stato abilitato un account su balsamic.com. Quello è il sito web che useremo per disegnare i mockup. Quindi non cancellatelo, non è un virus, ma registratevi fornendo la password, in modo che la settimana prossima in laboratorio lo possiate usare.